importante che i ragazzi sappiano, ma lo sanno, perché questa è un'università molto inclusiva, molto innovativa, che la cultura è l'arma più potente che noi abbiamo per cambiare il mondo. Non mi fermerei solo ai numeri, perché prima di tutto esiste un principio di autonomia universitaria per cui i singoli atenei scelgono, facendo reclutamento, quali sono le figure accademiche, professionali più votate alla ricerca o alla didattica che reputano opportuno inserire nel loro organigramma. In più abbiamo tante altre iniziative legate al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che dobbiamo utilizzare anche in questa direzione. Non so se avete visto la bellissima notizia che tutti noi oggi abbiamo letto sui giornali: Ilaria Capua ritorna. Ritorna sul presupposto che l'Italia è il suo paese, che l'Europa è il luogo dove da adesso in poi si farà ricerca di eccellenza e che le opportunità che darà da qui al 2026 il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza sono irripetibili in termini di finanziamento, tecnologiche, scientifiche, quindi consideriamo questo aspetto. I numeri sono importanti, ma è molto più importante questo innesto potente di liquidità che il Piano di Ripresa e Resilienza ci ha dato e che dobbiamo spendere e spendere bene. La notizia non è che noi abbiamo creato una task force con tutti i protagonisti del comparto, la notizia è che noi apriamo dopo tanti anni, buongiorno, dopo tanti anni di richiesta legata anche, diciamo, a un disagio organizzativo, considerando però l'apertura non demagogicamente ma come apertura programmata sulla base dei fabbisogni. Gli studenti che entreranno il prossimo anno sono studenti che diventeranno medici tra 6, 7, 8 anni, quindi sarebbe demagogico dire apriamo per riempire gli ospedali non si riempiono subito di medici. È importante che noi soprattutto programmiamo la formazione dei medici del futuro, quindi medici ingegneri, medici abituati a lavorare con la robotica, medici abituati a fare un mestiere in medicina che per certi versi ancora non conosciamo. Questo è il nostro impegno, questo è il nostro dovere. Mi fa effetto dappertutto, mi fa effetto davanti a un bar, davanti a un'università, davanti a casa di qualcuno. La violenza non è mai la risposta giusta. La risposta è l'ascolto, il dialogo, l'inclusione, l'incontro. Qui abbiamo il cardinale Zuppi, presidente della CEI, che ci parla di pace. La pace non è un affare altrui, la pace è un affare di tutti noi e deve cominciare da noi. Può creare un circuito virtuoso da e per, può aiutare la circolazione degli studenti italiani all'estero e degli studenti stranieri in Italia, può contaminare le culture, perché è proprio nella contaminazione che si crea la vera conoscenza. Quindi mi piace molto che mi sia stata data l'opportunità, il privilegio di essere qui proprio in questa giornata che considero un momento estremamente prospettico.